Logos Web Radio. Bentornati in compagnia della radio web del centro giovanile Blogos di Casalecchio. Questa è la seconda puntata dello speciale sui campi estivi della cooperativa Valle del Marro Libera Terra. In particolare oggi vi parliamo di come nasce una cooperativa di Libera Terra sui territori confiscati ai boss mafiosi. A questo proposito ascoltiamo la voce di Giacomo, presidente della cooperativa Valle del Marro. Nel 96 Libera, questa associazione è composta da 1200 associazioni, ha un'intuizione. In Italia esisteva una legge che prevedeva la confisca dei beni, ma non il loro utilizzo per finalità sociali, solo la confisca. Libera appieno si catapulta in questa, con quest'idea, quella che prevede la raccolta sostanzialmente di 1 milione di firme e la proposta affinché questi beni possano essere utilizzati per finalità sociali, 1996. Questa proposta diventa immediatamente legge. Dal 96 al 2001 però non si hanno dei casi di applicazione di questa legge in Italia. Il primo caso di applicazione, sempre grazie ad un'altra iniziativa portata avanti da Libera, è in Sicilia nel 2001 e lì nasce la prima cooperativa in Italia che opera su beni confiscati, la Placido Rizzotto Libera Terra, una cooperativa sociale di tipo B, quindi che punta al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, inizia a coltivare dei terreni nel Corleonese e lì producono il grano e il vino. Pochi anni dopo, dal 2001 al 2003, Libera decide di fare un ulteriore investimento, un ulteriore passo in avanti, promuovendo un altro progetto in Italia, e lo fa proprio qui in Calabria, nella piana di Gioia Tauro. Questo progetto poi porterà alla nascita della nostra cooperativa nel dicembre 2004. Perché decide di farlo in Calabria? Perché in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, la Calabria, diciamo, dopo la Sicilia, è la seconda regione d'Italia per il numero di beni confiscati, e perché Libera in questo territorio intravede dei partner abbastanza forti che sostengono sin dall'inizio l'avvio e la nascita poi l'avvio del progetto e la nascita della cooperativa. Partner intendo la prefettura di Reggio Calabria, la diocesi di Oppido Palmi, perché Don Pino De Masi, che è il referente di Libera, è anche il vicario generale della diocesi di Oppido Palmi, a Gioia Tauro perché i terreni confiscati sono molti e quindi ci sono tutti gli elementi per far nascere una cooperativa sociale di tipo B. Questo progetto prevede alcune fasi di ricerca socio-economica del territorio, animazione, bando pubblico, selezione di giovani che vengono avviati poi successivamente ad un cammino formativo e nel dicembre 2004 nasce questa cooperativa. Vengono assegnate alla cooperativa 30 ettari di terreno tra Gioia Tauro e Castellace e nel febbraio 2005 inizia la nostra attività. Ognuno dei soci, 9 soci, versa una quota sociale di 2.500 euro e con 27.500 euro di capitale sociale, veramente niente, pochi, parte un po' la nostra avventura. Bene, ora prestiamo attenzione alle parole di Don Pino De Masi, prete da sempre in prima linea nella lotta all'andrangheta, referente di Libera in Calabria e fondatore della cooperativa Valle del Marro, che ci illustra con quale spirito si sta impegnando per cambiare la mentalità in questi territori e per infondere la speranza nei più giovani. Nel lavoro che noi stiamo facendo di rivoluzione culturale c'è anche questo, che il lavoro te lo deve inventare e deve darti da fare. Cioè, in fondo la nascita della Valle del Marro è stata una doppia scommessa che noi abbiamo vinto. La prima scommessa è che si può fare cooperativa in Calabria e che si può fare azienda seria. Perché se loro sono riusciti nel giro di un anno a mettere sul mercato alcuni prodotti e nel giro di un anno addirittura l'olio della cooperativa viene premiato come il miglior olio calabrese della categoria fruttato medio, allora è segno che puoi fare cooperativa in Calabria, che puoi fare azienda seria, quindi inventarti il lavoro in modo serio, e che puoi anche lavorare sui terreni confiscati. Quello è un valore aggiunto, capisci? Però la prima scommessa è che noi abbiamo dimostrato che anche in Calabria si può inventare il lavoro. C'è la Valle del Marro, sono tutti ragazzi che sono cresciuti qua dentro. Io credo che se Giacomo, Domenico e gli altri non avessero sin da piccoli sentito parlare
di legalità, di giustizia, se non fossero stati indirizzati al rispetto delle regole, via dicendo, con tutte le difficoltà, quindi nessuno è santo, nessuno è perfetto, certamente loro non avrebbero fondato la Valle del Mare, non avrebbero fatto la cooperativa. O certamente, quando abbiamo avuto il primo attentato, avrebbero dichiarato perfetto. Se loro stanno andando avanti, è perché alla fine loro hanno maturato la scelta da che parte stare. E con loro tanti altri ragazzi. Cioè, allora io credo che se tu lavori in un determinato modo, raccogliere anche dei frutti. Cioè la Valle del Mar non è nata a caso a Folista. Cioè se non c'era tutto un retroterra di natura culturale con i ragazzi, un lavoro con i ragazzi, certamente non sarebbe andata a termine. Il lavoro a monte è quello della concentrizzazione. Cioè io ho detto che c'è bisogno di un lavoro diretto, repressione, promozione sociale, concentrizzazione. Cioè c'è di fatto, a fianco alla mafia, associazione a delinquere, a fianco a chi di fatto è connivente con la mafia, si dice, c'è una mentalità mafiosa che è lungo sul quale la mafia cresce. È lì che bisogna lavorare. Quando noi parliamo di concentrazione, intendo questo. 20 anni fa è nato uno slogan: restare per cambiare, cambiare per restare. Cioè restiamo in Calabria per cambiare la Calabria, ma per cambiare la Calabria dobbiamo cambiare noi. Cioè lasciarci da parte la mentalità mafiosa. Cioè il lavoro su cui noi stiamo scommettendo in questi anni è proprio questo. Cioè noi da 20 anni, per dire, tra le tante iniziative, facciamo l'estate ragazze. L'estate ragazze andata a nord è una cosa normalissima che organizzano i comuni, noi l'estate ragazze ce lo organizziamo noi, ci facciamo carico noi e diventa una palestra di legalità, perché attraverso gioco, attraverso tutta una serie di attività, noi cerchiamo di educare i ragazzi con progetti specifici nell'ambito dell'estate ragazze, di educarli alla legalità, al rispetto delle regole e via dicendo. Come avete sentito, Don Pino è la vera anima della Calabria che ha voglia di cambiare e di sperare ancora in un futuro migliore. Perciò la prossima puntata sarà interamente dedicata a lui, con alcuni brani estrapolati da una lunga intervista che abbiamo realizzato sui gradini della chiesa di Polistena. Nel salutarvi, vi ricordo che questo speciale fa parte della quarta edizione di Politicamente Scorretto, in programma dal 24 al 30 novembre a Casalecchio di Reno. Per ulteriori informazioni visitate i siti politicamentescorretto.org e il nostro ilblogos.it. Un saluto a tutti da Filippo Milani.